Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati. Un ringraziamento a tutte quelle persone che hanno partecipato ieri al webinar del lunedì, oltre in 300 live. In mia compagnia c'era inizialmente Luca Di Scacciati, poi siamo andati sull'analisi un po' più specifica insieme anche ad Alex Soldati. Abbiamo chiaramente parlato di petrolio e anche in mattinata sul sito investire.biz ci sono diversi articoli, per esempio quello di Rossane, successivamente quello di Dino, che parlano e spiegano i motivi del crollo del VTI, del contratto di maggio. Ora però andiamo nella sezione 20 del nostro sito, sezione appuntamenti. Trading live ce l'abbiamo domani come ogni mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 e le iscrizioni sono già aperte. Ricordiamoci anche che domani c'è Money Never Sleep, il denaro non dorme mai, insieme a Luca Di Scacciati. Bene. Ora andiamo subito sui grafici parlando di Oil US Crude. Ecco, questo è il nuovo contratto. Anche qui andiamo come al solito ad analizzare tutto sotto il profilo tecnico. Quindi, come abbiamo anche visto e accennato ieri al webinar del lunedì, stiamo tenendo sotto osservazione chiaramente questo trading range che va da 20 a 28, 28 e 50. Bene, una rottura al ribasso di questi livelli potrebbe dare ulteriori spazi short a ribassisti, quindi andremo a ricercare delle operazioni short, però insomma attendiamo la rottura, altrimenti attenderemo una rottura al rialzo dei 28,50 per poi entrare long. Per i più aggressivi invece si può anche valutare di fare che cosa? Si può anche valutare di sfruttare questo trading range, quindi entrare long sulla parte bassa e poi entrare short sulla parte alta. È probabile anche un trend laterale nei prossimi giorni, quindi si può anche sfruttare. Chiaramente, attenzione all'esposizione, rischiare poco perché sappiamo che la volatilità potrebbe aumentare da un momento all'altro. Detto questo, però, passiamo anche ad altri strumenti. Parliamo di Eurostoxx. Eurostock ieri ne ha parlato Alex e ha dato un ottimo livello in area 3100. Secondo me i prezzi possono arrivare in area 3100, però prima devono oltrepassare la zona dei 3000, scusate, dei 2900. Ecco, questa è una zona molto importante che sta tenendo, almeno per il momento, sta funzionando da resistenza. Quindi già qui, secondo me, si potrebbero provare le prime operazioni short. Invece, per i più conservativi, ok, attendiamo i 3100, vedremo se ci arriverà. Parliamo anche di Nasdaq, l'indice che ha recuperato più di tutti dai minimi in area 6600-6620. Pensate, siamo ritornati a testare quasi il livello di 9000 punti. Adesso ci troviamo in area 8655. 9000 è un ottimo punto, a mio avviso, per valutare degli short, però attenzione sempre, in quanto la volatilità è ancora alta. Però insomma, delle operazioni short da qui, a mio avviso, ci stanno tutte. Poi chiaramente aggiorneremo il tutto anche al trading live di domani, quindi vi aspetto come sempre molto numerosi. Bene, parliamo in conclusione anche di che cosa? Parliamo di gold, la zona che abbiamo individuato già diverso tempo fa in area 1670-1680, sta funzionando molto bene da supporto, quindi andrò a valutare nuove operazioni al rialzo. Se i prezzi dovessero ritornare in area 1675 all'incirca, con obiettivo la zona resistenziale che troviamo proprio qui in area 1710-1715. Possiamo però anche sfruttare movimenti più interessanti su time frame inferiori, quali il time frame orario. Molto interessante capire se questo sarà il prossimo minimo, quindi il minimo crescente. Eccolo qui, perché allora si potrebbe già valutare di entrare long, per esempio da questi livelli, con stop appena sotto il minimo fatto poche ore fa, e target, come detto, sempre in area 1715. Anche questa è un'operazione con buoni rapporti rischio-rendimento. Di questo ne parliamo poi nel gruppo Traders Club. Io con questo ho concluso e vi aspetto domani anche al Trading Live. Buona giornata e buon trading a tutti.